Ci ritroviamo qui un altro anno per la festa del pane e della pasta 5, 6 e 7 di agosto, e continueremo quest'anno anche l'8 con i festeggiamenti che partiranno proprio da oggi. Vice Sindaco, a lei la parola, ci dica un po'. Sì, noi siamo abbastanza soddisfatti e presenti in questo evento, e adesso per noi è diventato un grande evento. Qualcuno si dice che è invidioso, ma noi non guardiamo gli invidiosi, guardiamo la città di Mazara del Vallo. Questo è un evento che è all'interno della città di Mazara del Vallo, che è stato voluto dal consigliere Foggia, è stato voluto dalla città, perché Foggia fa parte della città di Mazara del Vallo. E noi abbiamo intenzione di continuare con questa attività amministrativa che mette in risalto soprattutto la cultura, soprattutto l'arte, perché è l'unica cosa che è immortale. Prima o poi noi siamo a turno, lasceremo i nostri beni, i nostri ricordi, le nostre famiglie, ma l'arte non morirà mai. E quindi questo è un punto di riferimento dell'amministrazione Cristaldi, ed è nostra intenzione continuare ancora per altri 10 anni con questo intento, per dare più economia alla città di Mazara del Vallo e per dare più presenza turistica alla città di Mazara del Vallo e quindi anche alle periferie e in maniera particolare alla borgata costiera. Grazie Vice Sindaco, accanto abbiamo la mia compagna di avventura Alessandra Lamia. Sei pronta, Ale, per queste 3 serate d'eccezione? Prontissima, affiancata dalla bellissima Alessia Bell'Uomo. Noi vi aspettiamo il 5, il 6 e il 7 in Piazza del Popolo a Borgata Costiera con tanti comici. Il 5 avremo Toti e Totino, il 6 avremo Francesco Scimemi e Massimo Spada e il 7 chiuderemo con Ernesto Maria Ponte. Siamo qua diciamo nella fase terminale del momento della coronazione di questa grande fatica, che è la dimensione del tempo. Stasera ci sarà l'inaugurazione alle 19:15, spero che sarete molti a gratificare di questo impegno, di questa grossa fatica, sempre che abbiamo fatto con due personalità diverse, la capacità, la caparbietà di Francesco e la mia tenacia a riuscire a non stancarmi mai, a non scoraggiarmi mai nel lavoro, perché è stato un lavoro faticoso. Ho voluto anche mettere qua in questo museo del pane, delle opere mi hanno chiesto, inerente sempre alla scultura, alla dimensione del tempo, e abbiamo messo la dimensione del colore, perché anche il colore ha la sua dimensione. E poi oltretutto, se verrete all'inaugurazione, vedrete delle opere di ferro di 3 metri di altezza. Ci sono 4 opere di ferro messe alle spalle della scultura, che sono i paladini del tempo, sempre inerenti al tempo, che coronano, diciamo, fanno da corollario a questa, diciamo, questo spazio che è stato riempito. La dimensione del tempo, spero che piaccia a tutti quanti. È un'opera che riecheggia il mio stile, lo stile sinuoso, lo stile, diciamo, che è in movimento, lo stile che diciamo, dà emozioni, dà passione, e tutto questo spero che emerga dalla voglia, dalla passione che l'artista, l'autore ha avuto. E il resto è qua a disposizione vostra, quindi l'opera finisce stasera, ma comincia alla fruizione dello spettatore e della gente, quindi questa cosa resterà nel tempo. L'Associazione Abilmente Uniti ringrazia Francesco Foggia per averci convolto per il secondo anno consecutivo. L'Associazione Abilmente Uniti abbraccia perfettamente le finalità di questa festa del pane e della pasta come un momento di condivisione, di aggregazione e di riqualificazione delle periferie. Ringrazio la preside dell'Istituto F. Ferrare per averci appoggiato per l'alternanza scuola-lavoro. Ormai manca poco, siamo ai dettagli. E la festa del pane e della pasta sta per iniziare. La città per adesso aspetta questo bellissimo evento, che ormai è diventato una realtà del nostro territorio. Ci sarà una massiccia presenza di turisti, e non solo, avremo tanti artisti in questa magnifica borgata, ci sarà tanta arte, tanta cultura, ma non solo, promuoviamo anche la nostra enogastronomia. Ci sono diverse attività commerciali mazzaresi che regaleranno odori e sapori in questo magnifico territorio. Siamo pronti, la storia l'abbiamo scritta, continuiamo a scriverla. Ormai la festa del pane e la pasta è diventata una realtà. Ci saranno dati, insigniti alcuni premi come il premio Suonare d'Oro a Dimensione del Tempo a personaggi importanti come Catena Fiorallo e tante altre persone che per adesso non ricordo, il professore Francesco Sabatini, tra l'altro
scelti proprio dal professore Deno Di Maria e dalla professoressa Rossana Morello. Che dire, siamo arrivati, ringrazio tutte quelle persone che mi hanno collaborato e che mi hanno coadiuvato per questo piccolo miracolo. Sono convinto che questo non sarà un punto di arrivo, sarà un punto d'inizio, con l'obiettivo sicuramente di migliorarci. E il nostro obiettivo è sempre quello di dare sempre significato a, diciamo, a quelle borgate che spesso vengono dimenticate. Come di parafrasando il grande Ligabue, e finisco, dico che il meglio ancora deve arrivare.